Prima! è venuto a trovare un amico, un amico nostro, un amico di questa radio, lo chef Gioacchino Di Franco. Ciao chef. Ciao, ciao Domenico. Avvicinati un pochettino il microfono verso la Esatto, perfetto. Ok, ciao chef, uno chef che lavora come tutti i chef, sta pochissimo in TV, molto dietro i fornelli, è giusto? Tanto, tanto, tantissimo. E ha una missione, far conoscere a più persone possibili gusti nuovi e oggi ci porti un un alimento nuovo. Qual è questo alimento? Allora, un alimento particolare, però sì. che, che in questi giorni se ne parla tanto, sono le bacche di goji. Le bacche di goji. Bacche ecco. di goji. Sì. Allora, le bacche di goji è un, eh, un frutto, una pianta originaria degli altopiani del Tibet. Sì. Eh, però presente anche in Cina in Mongolia e in Thailandia. Adesso è arrivata anche nelle nostre cucine, è eh, famosa per le proprietà terapeutiche, per le proprietà nutritive. Eh, io in cucina la utilizzo da un bel po', questa, questo frutto, eh, perché a me piace tanto abbinare i sapori della nostra terra con i sapori eh, di altre culture e di altri territori. Ecco, tutto bellissimo, io le bacche le vedo in questo momento: sì, forse in radio non si vedono, però sono delle bacche normali rosse. Queste eh, sono essiccate, domenica. Essiccate, quindi. Che... Somigliano ad uva passa, però di colore rosso, è giusto? Sì, è molto simile all'uva passa, ai frutti rossi, per esempio ribes, mirtilli, uh -huh. eh, però è una frutta che a noi, eh, diciamo, ce la presentano so soprattutto essiccata, perché fresca è difficile reperire qua in zona, eh, però eh, va a si può usare in cucina in svariati modi. Perfetto. Eh, sia essiccata, sia fresca, sia liquida. Come le cuciniamo queste bacche di goci. Ah, oggi ho portato un mio, fort, un mio piatto forte ah, Che è il risotto sì. I risotti io li adoro eh. Quindi oggi ho inserito queste meravigliose bacche di goci nel risotto Un risotto particolare Posso fare la ricetta, Domenico? Devi, allora. assolutamente eh. Allora, il mio, la mia idea di risotto oggi è Che la consiglio a tutte le casalinghe È facilissimo da cucinare sì. È un risotto all'ortica sì. Con gamberi in tempura, salsa alle bacche di goji, sì. cialda di riso venere allo zenzero. Dai, vai, vai. È un risotto gourmet, eh, però che tutti possiamo metterci in cucina e provarlo. A fare sì. perché il procedimento è davvero facile allora gli ingredienti sono il risotto un riso io scelgo il carnaroli che è la qualità ecce per eccellenza italiana la più, la più bella che troviamo in italia l'ortica fresca che la possiamo reperire anche nelle nostre campagne tu dici ma l'ortica non brucia in cottura perde eh, la, la proprietà orticante che ha eh, questo diciamo questa ortica Esatto, eh, sì, certo. sì, no, no, chiaro, abbastanza chiaro. Continua poi eh, i gamberi di Mazzara del Vallo, eh, farina del riso, birra perché dobbiamo fare la tempura, eh, le bacche di goji, il riso venere, e lo zenzero. Facciamo una cialdina croccante da mettere sopra come decorazione, ma è pure buona al palato. Olio, peperoncino e brodo di verdure per cucinare il nostro risotto. Quindi, quindi procedimento, abbiamo Facci preso nota di tutti questi, questi sono questi. tutti gli ingredienti no, che andiamo. possiamo reperire ovunque. Sì. Eh, allora, la preparazione del riso è semplicissima. Noi sappiamo che il riso bisogna eh, prima tostarlo inizialmente. Quindi facciamo, una leggera, eh, un leggero soffitto di cipolla. Appena eh, abbiamo, vediamo la cipolla che è imbandita, mettiamo il risotto, lo tostiamo. Appena inizia a sfrigolare il riso, quindi chiamo un liquido, e mettiamo subito un po' di vino. Il vino è appena evaporato. Chiama il brodo. Il brodo precedente preparato, il brodo di verdure lo sappiamo cucinare esatto, tutti. Sì. Io lo cucino con cipolla, pomodoro, sedano e carote. Eh, quindi andiamo a aggiungere il risotto, a versarlo lentamente. Non lo dobbiamo versare tutto insieme perché questo eh, ne va del risultato finale del riso. Quindi un mestolo di riso. Eh, a parte eh, prepariamo la cialda di riso, la cialda di riso col risotto venere, che sarebbe quello scuro. Sì. Come lo prepariamo? Facciamo sbollentare questo risotto venere scuro. Precedentemente la possiamo preparare pure perché magari abbiamo già pure una base di preparazione pronta. È meglio. Sì. Quindi, questo risotto lo sbollentiamo, lo facciamo quasi scuocere. Poi lo frulliamo, sì. lo scoliamo, lo frulliamo, eh, grattugiamo un po' di zenzero. Lo mettiamo. Prendiamo questa specie di pappetta che è diventata pappetta adesso. La mettiamo tra due foglietti di carta da forno e lo mettiamo in forno a temperature basse per circa una mezz'oretta, a cioè temperature di 70-80 gradi, una mezz'oretta, un'oretta massimo. Verranno delle cialde belle croccanti di riso. Perfetto. Questa eh, è continuiamo... la guarnizione, diciamo La guarnizione, Ho Detto sì, giusto? Sì, perfetto. Bravissimo. Noi. Grazie. Continuiamo Facciamo invece la salsetta di bacche di goci. La salsetta di bacche di goci, come si fanno? Essendo che eh, le troviamo noi eh, nei supermercati ovunque secche, le dobbiamo ammollare. Ammolla a un liquido o a dell'acqua, o in questo caso, visto che è un risotto, possiamo metterle pure ammolla del vino. Eh, li facciamo ammollare, poi li scoliamo, li frulliamo sempre leggermente con, anche con un po' di vino e verrà una, questa salsetta eh, semi densa, la possiamo allungare ancora con un po' di acqua di cottura o di brodo vegetale esatto. e verrà una salsetta bella eh, di colore eh, bordeaux, sul bordeaux questa è la nostra salsetta di bacchia di gocci che poi la andremo a mettere sopra il risotto alla fine quando assembleremo il piatto poi eh, andiamo a saltare le, le ortiche in padella, le foglie di ortica lavate, saltate in padella O li sbollentiamo prima e poi li frulliamo. Possiamo fare pure una salsetta, però, visto che abbiamo fatto già la salsetta di bacche, facciamo le foglie sane intere. Esatto. E li, li saltiamo in padella con uno spicchio d'aglio. Li togliamo, li mettiamo a mezza cottura del riso. Insieme al risotto e continuiamo la cottura sempre aggiungendo il brodo a poco a poco. Poi dobbiamo fare la tempura dei gamberi che è facilissima. Precedentemente abbiamo preparato farina di riso, tempura giapponese originale, sì. tem eh, farina di riso e birra. Eh, la facciamo riposare un pochettino e poi immergiamo i nostri gamberi in questa tempura e li friggiamo. A parte quindi, questa è un'altra preparazione che poi andremo a ad aggiungere al piatto finale assemblandolo eh, finiamo la cottura del risotto usciamo il riso a fine cottura a tre quarti di cottura lo usciamo e lo mantechiamo all'onda che ha senso all'onda, Domenico? Eh, Dobbiamo immagino, provare. Avendo una mi... casseruola, sì. che è una risiera, diciamo, possiamo chiamarla risiera, eh, se non l'abbiamo una, una padella con i bordi più alti, proviamo a dare un colpo in avanti e indietro deciso. Se questo crea un'onda, vuol dire la cottura è stata eccellente. Ah lo amalgamiamo fuori dal fuoco con una noce di burro o dell'olio visto che abbiamo dei pesci eh, usiamo dell'olio perché il burro andrebbe sempre accompagnato col formaggio ma nel pesce evitiamolo sì. quindi andiamo ad amalgamare e formiamo, assembliamo poi il piatto a fine cottura assembliamo il piatto e mettiamo il risotto nel piatto eh, questi gamberi in tempura so sopra la salsetta di bacche di goci e eh, la cialda di riso venere sopra Perfetto, eh, io già, dire, io già appetito ho, <ride> ho l'acqua in bocca, ma che te lo dico a fare, lo chef Gioacchino Di Franco. Gioacchino, i tuoi saluti. Eh, saluto a tutti, grazie mille sempre per il vostro invito. Domenico, sei un grande, grazie.